Con questo decreto il governo tradisce famiglie e imprese alle prese con ristrutturazioni un intero settore che è stato il polmone economico per la crescita che ci ha consentito di affrontare la peggiore emergenza. Abbiamo creato 900.000 posti di lavoro, abbiamo tagliato 1 milione di tonnellate di CO2 e una misura, questa del superbonus, che si è ampiamente ripagata perché oltre il 70% è rientrata direttamente nelle casse dello Stato. In questo modo il governo tradisce tutti gli impegni presi in campagna elettorale. Meloni, Salvini, Forza Italia, tutti si erano impegnati a difendere il superbonus.